Ragazzi, buongiorno e bentornati sul canale del coach. Oggi vediamo come allenare i tricipiti in casa con un'attrezzatura minimal, poco costosa. Allora, seguimi perché anche oggi il video è molto molto interessante. Allora, come sempre vado un po' così a ruota libera, ma perché, come sai, mi piace tantissimo allenare le persone e quindi oggi vado un po' a ruota libera per i tricipiti. Attrezzature minimal, anche in questo caso quello che ti consiglio di avere è il tuo corpo, quindi esercizi a corpo libero, dei manubri e magari l'elastico. Con questi attrezzi, una piccola spesa, secondo me ti alleni alla grande. Partirò a corpo libero, così proprio se non hai niente puoi aver già comunque degli esercizi da vedere. Metti pure, velocizza il video se vuoi vedermi parlare più veloce, vedere fare gli esercizi più rapidi. 10 esercizi, partiamo subito a terra. Primo esercizio, andiamo a fare i piegamenti a passo stretto. Questo è veramente, se non sai cosa fare, piegamenti a passo stretto è il top. Quindi tac, vado giù e su. Importante, stringi i gomiti, falli passare proprio lungo i fianchi. Quando arrivi su, dai un colpo deciso e contrai bene il tricipite. Secondo esercizio che ti faccio per i tricipiti sono le estensioni a terra, quelle che io chiamo tricipiti a terra o un French press rovesciato a terra. Mani a terra, gomito appoggiato a terra, glutei contratti e ti sollevi in questo modo. Ti assicuro che questo esercizio, se vuoi tricipiti duri come il marmo, è perfetto. Se lo vuoi rendere più difficile, porta le mani più sotto le spalle. Se lo vuoi semplificare, appoggia le ginocchia. Ma questo esercizio ti darà tantissime soddisfazioni. Un altro bel esercizio per il tricipite da fare in casa è sicuramente il tricipite alla panchetta. Allora, piedi uniti. Ok, da questa posizione abbassi il sedere e poi vieni su. Anche qua spinta decisa con forza e contrai bene il tricipite. Se è difficile, piego le gambe, vengo giù e poi su. Voilà, questo è un altro esercizio ottimo per allenare il tricipite. Ne abbiamo già visti tre. Un altro esercizio che possiamo fare sempre a terra sono i piegamenti a diamante. I piegamenti a diamante danno comunque grande stimolo sul tricipite perché c'è una bella chiusura e quindi il tricipite, essendo estensore del gomito, deve lavorare parecchio. Quindi posizione a diamante, glutei contratti, il gomito si abbassa e poi su, giù e su. Questo è veramente un bel esercizio per allenare i tuoi tricipiti. E poi ovviamente possiamo andare a fare tutti gli esercizi con i manubri, no? Quindi manubri oppure se hai delle bottiglie possono andare bene. Primo esercizio che ti faccio vedere per il tricipite, e senza ombra di dubbio, il tricipite, il French press seduto a 90 gradi. Quindi mi siedo, porto in alto il manubrio, lo afferro correttamente, gomiti stretti, vado giù e poi su. Vengo giù e poi su. Importante utilizzare un carico corretto, non allargare il gomito quando fai questo movimento. Un altro esercizio che possiamo fare per il tricipite è il French press da sdraiato o su panca orizzontale. Quindi manubri in alto, vengo giù e poi su. Braccio può stare perpendicolare in questo modo. Se vogliamo maggior tensione sul capo lungo, possiamo partire col braccio leggermente inclinato. Quindi vengo giù e anche arrivo con il braccio inclinato. In questo modo sentirò sempre in tensione il muscolo del tricipite. Ok? Questo doveva essere forse il nostro sesto esercizio. Va bene, sesto esercizio, va bene. Se ne ho perso qualcuno non importa, ormai la vecchiaia si fa sentire per il corso. Ormai sono 20 anni che sono qua, che alleno persone, che vi aiuto a migliorare. Se non mi conosci, cerca in descrizione, vedi tutto quello che ho fatto, ti spaventerà, perché penso che in Italia non ci siano coach che abbiano scritto quanto ho scritto io e prodotto quanto ho prodotto io. Andiamo a vedere un altro esercizio, facciamo il settimo esercizio, andiamo a fare il kickback. Il kickback, il colpo dietro, è veramente uno di quegli esercizi che quando vuoi sentire bruciare i tricipiti, quando c'è un allievo che io voglio dire, adesso ti faccio vedere io un esercizio che bruciano le braccia, ti metto il kickback, ma effettivamente è un complementare che fa il suo lavoro. Quindi da questa posizione spingo indietro, tensione di picco e vengo giù, su e giù. E questo veramente sentirai un lavoro pazzesco qua sul tricipite. Abbiamo fatto 7 esercizi,
adesso qua ce ne sono tanti da fare, te ne faccio vedere un altro a corpo libero che lo puoi fare contro il muro o anche io in questo caso ho il palo, ma tu pensa che questo sia il muro. Andiamo ad appoggiarci e andiamo a fare sempre un'estensione, quindi glutei contratti, da questa posizione mi abbasso e poi estendo. Lo puoi fare anche al muro, più le mani sono alte, meno sei inclinato, più è facile l'esercizio, più ti abbassi e ti assicuro più è difficile l'esercizio. Poi possiamo ovviamente andare, se vogliamo variare un po' gli stimoli, possiamo andare a sfruttare anche un elastico, no? L'elastico costa pochi euro, secondo me se ti alleni in casa l'elastico prendilo perché ti permette di fare tanti tanti bei esercizi. Quindi io adesso lo metto la sbarra in alto, comunque se hai un appiglio alto va bene anche la porta, però per comodità, perché poi qua sul palo mi scivola, se hai una porta lo agganci dietro la porta e fai questi esercizi. Andiamo a fare il push down con elastico, quello che poi si fa la poliercolina al cavo, quindi sedere all'infuori, ginocchia leggermente piegate, vengo giù e poi su, vengo giù e poi su, in questo modo, e senti un grande lavoro per il tricipite. Volendo lo potresti fare anche monobraccio, il lavoro riesci a lavorare anche col capo lungo perché riesci a fare un'estensione per dietro della spalla. Quindi questo è il nostro nono esercizio. Decimo esercizio, ne posso fare veramente tantissime, ma io ti faccio vedere gli esercizi che funzionano. Sempre con l'elastico facciamo un French press in questo modo. Quindi porti una gamba davanti, stabilizzi da questa posizione, distendi e poi vai in questo modo qua, ok? Questo è il French press con l'elastico. French press dietro. Ok, grande esercizio anch'esso per lavorare intensamente con i tricipiti. 10 esercizi abbiamo visto con cui veramente spremere i tuoi tricipiti, metterli all'interno di un percorso d'allenamento e ottenere grandi risultati. Ecco, se mi stai chiedendo come li metto, allora sul canale YouTube è pieno di miei video in cui faccio vedere allenamenti per le braccia dove metto anche i tricipiti, puoi sfruttare quelli, oppure se vuoi delle schede mirate vieni anche sul mio sito, avevo creato la challenge super braccia e quindi challenge super braccia ci sono 30 video workout, quindi ci alleniamo sempre insieme, è stato un successo planetario veramente, in Italia è stato scaricato da mi sembra 1200 ragazzi che hanno messo in pratica questa challenge e hanno ottenuto grandi risultati. In media, poi mi scrivevano al termine di 30 giorni, in media hanno preso tutti 1,5 cm, 2 cm, perché ovviamente è un lavoro talmente impegnativo che non sei abituato a fare, quindi la risposta del tuo muscolo è che dà un'ipertrofia che non eri abituato ad avere. Quindi, se ti vuoi allenare con me, in descrizione, se il video ti è piaciuto, ovviamente spolliciata! Alla prossima, ciao! Ma che cosa stai aspettando? Sei ancora qua? Dai, vieni sul mio sito umbertomiletto.com, ti metto il link qua sotto al video perché ti ho preparato tantissimi articoli su allenamento, alimentazione, programmi gratuiti che ti permetteranno di migliorare. Dai, corri subito!